Questa sera saliamo dalla stazione verso Orvieto. Con l'occasione parleremo delle porte che erano nell'antichità, delle porte più recenti ma ormai distrutte, oppure porte che sono state chiuse diciamo, no, al transito nei secoli passati. Invece siamo ad est, ecco, ed entriamo appunto per la porta che anticamente si chiamava Solis. Perché si chiama postiera? Per un semplice fatto, perché fino al XV secolo era la postiera di una fortificazione. Poi nel XVI secolo, quando le è stata addossata la rocca dal famoso cardinale Gisalbornoz, allora ha preso il nome di porta postiera o posterula, come la vogliamo chiamare. È sicuramente, anzi, è stata sicuramente l'unica porta al tempo degli Etruschi di accesso alla città, insieme naturalmente e forse anche precedentemente dalla porta ad ovest, che è appunto quella di Porta Maggiore. Oh, ma la vedremo, ecco, siamo qua, questa è la fortezza dell'Albornoz e qui Quindi naturalmente la porta ad est che ci introduce nella città. Eccola qua, questa è la porta, vero, nel 1850 circa. L'unica cosa da far sottolineare, da far vedere, è la colonna di appoggio partiva da questa altezza qua. Poi, essendo troppo ripida l'ascesa, allora la porta sta affondata fino a qua. Oh, però si vede benissimo che appunto, no, la colonna centrale che divideva tra le altre cose i due passaggi, uno per entrare e l'altro per uscire, era molto più alta. Diciamo, per limitare la salita talmente dura che superava addirittura il 30%, e allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo abbassato la porta e di conseguenza la salita è meno quindi alta. diciamo che la Sì, porta partiva da dove inizia la sì, da colonna, qui, da questa è lì. la base. Sì, poi lo vediamo meglio in una fotografia che seguirà. Ecco qua, qui la possiamo vedere meglio quello che abbiamo detto. Ecco, questa era la base d'appoggio della porta. Guardate quanto sono alte, vero? Le arcate. Oh, poi naturalmente, avendola abbassata fino a questa, diciamo, a questa altezza, chiamiamola, no? E qui naturalmente ancora sembrano più E alte. comunque la strada è rimasta comunque irta, insomma, La lì, non strada è è rimasta che... comunque, ma figuriamoci quando saliva a questa altezza qua com'era. Certo. Era veramente una Quindi si è rampa. E abbassata di circa 7-8 metri rispetto al certo, prima. sì, oh, quassù, in questa nicchia appunto, è la nicchia che ospitava la statua di Bonifacio VIII. Infatti Bonifacio VIII è stato nel 1297 podestà di Orvieto e allora, proprio per onorarlo, gli orvietani hanno messo una statua di Bonifacio VIII su questa porta e ancora un'altra sulla Porta Maggiore che poi vedremo. Eccoci qua, questa volta siamo in orizzontale, vero? Di fronte all'ingresso dell'attuale giardino comunale, però una volta fortezza dell'Albornoz, perché voluta dal cardinale Egidio Albornoz. Qui non c'è poche particolarità, ci sono da notare per il semplice motivo che almeno non è molto differente, basta guardare questi alberelli qua che sono appena nati, diciamo, no? Per renderci conto che sono passati, che è passato più di mezzo secolo da questa foto. All'inizio del secolo, appunto, com'era ma ridotto l'ingresso della fortezza oppure del giardino comunale. Qui c'è un cartello che dice custode del pozzo, quindi colui che era il custode del giardino comunale aveva anche la custodia del pozzo di San Patrizio, così arrotondava la giornata. Sì, invece, ecco, invece molto importante è questa foto che ora presentiamo, perché siamo nel 1870, anno in cui la fortezza dell'Albornoz internamente viene spianata. Tutta i detriti, diciamo, di rifiuto vanno a riempire i due fossi che guardavano la città, perché sapete che le fortezze anticamente erano circondate da fossi. Quindi praticamente i fossi che la circondavano in questo senso, sono stati ricoperti appunto diciamo, dalla fortezza del Borno, dell'interno della fortezza del Borno, che è stata completamente spianata. E questo è un documento veramente raro, Questa foto risale al a... 1870. Ecco, qui siamo invece a Porta Maggiore e qui invece vediamo ancora Bonifacio VIII. Innanzitutto, ecco, lì abbiamo ancora un arco, mentre anticamente era a doppio arco, uno per l'entrata e uno per l'uscita. Lo dimostra il fatto che Bonifacio VIII
Ecco, sta, non sta sull'asse della porta, ma sta appunto tra, la, tra la, l'arco di entrata e quello di uscita. Al centro delle, al due, centro porte, delle due porte, sì. Ecco, qui non c'è niente di particolare, era per far vedere appunto che la stessa statua di Bonifacio VIII che avevamo appunto laggiù a Porta Postiera è appunto... La, e come la forma troviamo. È identica. È identica. Ecco, entriamo da Porta Maggiore e iniziamo la salita della cava. Perché è carina? Perché è carina con le famose gerle, con i famosi asini. Ecco, vedete qui c'è un asino parcheggiato, no? Diciamo posteggiato, parcheggiato. Ecco, naturalmente qui c'era un altro, ecco, vedete com'è la strada della cava, nei particolari, quindi non selciata, ma in terra battuta. Sì, naturalmente è una foto che ci riporta indietro nel tempo. Questa è ancora una foto molto simpatica, sempre della Porta Maggiore, ed il classico asino ancora in entrata, ed è questo per dire che abbiamo rintracciato tutti questi personaggi. Questo per esempio era il famoso Sparisce, no? Il calzolaio Scattoni, il babbo di Tenore. In Pozzo della Cava c'erano gli anelli dove appunto venendo legavano i somai, sì. E i contadini, eccetera, legavano, le, legavano i somai. I somai. Sì, bellissimo. E invece in Pozzo della Cava ci attingevano acqua. Per ma abbreviare... l'acqua, sì, non c'è stata mai nel Pozzo della Cava, tant'è vero che qualcuno ha azzardato l'ipotesi che appunto inizialmente sia stato quello, diciamo, no, il punto per trovare l'acqua per la città, e poi visto che l'acqua non c'era ci si sia rivolti nella zona del Pozzo di San Patrizio. Però siamo gli anelli ci sono sul, sì, muro. Ma gli anelli sono per, solo per sopra, per, ecco, per legare i somari. Questa invece è una fotografia interessantissima. Vedete, siamo sopra la Porta Maggiore. Siamo sopra la Porta Maggiore e questa non va spiegata perché va vista solamente per la sua bellezza. Vedete quassù le cosiddette colonnacce, quassù in alto vediamo il campanile di San Giovenale. Ritorniamo nella zona di Piazza Cani. Per parlare di questa porta, che questa è la porta, alcuni la chiamano daziaria, io la chiamerei della funicolare, proprio della funicolare. Perché? Perché questa porta, che oggi noi non vediamo più perché è stata distrutta nel 1937, va bene, cingeva, era sulla Piazza Cane, forse in questa la vediamo meglio. Questa è bellissima, sì. La porta. Qui la vediamo, poi ci ritorniamo, perché la vediamo in asse con la porta del giardino comunale. Quindi praticamente stava all'inizio della piazza, prima della scalitella che conduce al giardino comunale. Si vede l'asse, vero? Proprio dietro, sì. In fondo abbiamo in alto la porta. Abbiamo la porta del giardino comunale che abbiamo visto. Sì, possiamo ritornare. Oh, perché viene chiamata Porta Daziaria e invece io la chiamo Porta della Funicolare? Proprio perché da questa porta partiva un muro, sia a destra che a sinistra, un muretto che andava a chiudere ad angolo la funicolare e andava a chiudere la strada che scende giù per le, diciamo, per le piagge, no? Così che chi veniva a piedi o chi veniva con la funicolare era costretto a passare e quindi pagare il dazio. Quindi chi portava le uova, chi portava il pollastrello, chi portava, quindi non si non scappava. Non c'era un'altra entrata. No, non c'era un'altra entrata, sì, non c'era un'altra entrata e quindi bisognava pagare per forza. Oh, qui l'abbiamo veduta, no? Per rendere bene l'idea di dove si trovava questa porta. Sì. Eccola, qui invece la vediamo dall'interno, cioè dalla parte del giardino comunale o Fortezza dell'Alborno, se non la vogliamo vedere. Questo è dall'interno. Vedete? Questo è quel muretto che vi dicevo, che andava a chiudere da una parte ad angolo la funicolare e dall'altra parte andava a chiudere il muretto da dove inizia la discesa delle sette piagge, diciamo così. E quindi forse le cose, o si saliva dalla porta o si veniva dalla funicolare, qui bisognava passare. C'era anche una sala d'aspetto dentro, comoda. Ecco, qui invece siamo alla distruzione del 1937. Questa porta d'Aziaria. Ma come mai che hanno preso questa decisione? Impicciava che cosa questa porta? No, non impicciava. Perché potevano migliorarla, non so, allargarla. Ma perché hanno rovinato, ecco, veramente una, sì, porta sì, ma perché mentre... l'altro fatta anche bene. Mentre la Fortezza dell'Alborno ha una sua storia, va bene, siamo al XVI secolo, no? E invece questa porta ha avuto praticamente è un falso, insomma, no? È bello, sì, realizzato bene, però è un falso storico che andava eliminato per dare un po' di luce appunto all'ingresso della Fortezza dell'Albornoz, che effettivamente ha una storia alle spalle, insomma, le porte. Ho sotto mano proprio una porta che non esiste più. Eccola qua, Porta Cassia. E quindi sono due con l'altra.
Sì, Porta Cassia, che non esiste. Questa è stata demolita nel 28. Perché è stata demolita nel 28? Perché, ecco, questa, ecco, tanto per farvi localizzare la porta, vedete, questa è la confaloniera, questa donna o signora, qui piccola piccola, sta passeggiando per la confaloniera. Quindi siamo a 100-150 metri dal cancello posteriore della caserma Piave. Ancora nel muro si vedono, vero, le, diciamo, dove era appunto, dove faceva presa questa porta, ci sono ancora delle intacche proprio per l'appoggio. Questa non è sulla Umbro Casentinese, naturalmente, che sale dallo scalo Orvieto, è stata eliminata per il lume, perché praticamente quando hanno cominciato a circolare i mezzi pesanti era difficile far passare un camion qui dentro. Era stretta. Non parliamo poi dell'incrocio di due macchine, in senso inverso, era veramente, insomma, un calvario. Quindi è stata eliminata appunto nel 1928. Anche questa quindi avrà avuto lo scopo del pagamento dazio, perché chi entrava col mezzo e infatti qui c'era il casottino del dazio. E qui ci sono tutte problemi. Porte fatte, sì, proprio, sì. O qui, se si riesce a leggere, addirittura erano, sì, qui, in basso questa targa qua indica i metri per Montefiascone. Non so se dalla regia è possibile leggere questo metro. No, metri 14, ecco, perché è stata demolita nel 28. Vediamo allora di andare avanti con le nostre porte e andiamo a porta, chiamiamola così, romana, non come la vediamo oggi, ma come la vediamo, no, all'inizio del secolo. È molto bella anche questa come fotografia, ecco, questi signori addirittura posano. Quindi questa foto è fatta scendendo da Orvieto. Sì, siamo sotto l'arco di Porta Romana. Questa naturalmente è la Porta Romana praticamente del 1822, quando la Umbro Casentinese è stata sopraelevata, appunto sugli archi che vediamo, no? Da giù dal parcheggio ci vediamo tutta la serie di archi rampanti, e quindi è stata sopraelevata e è andata addirittura ad affondare quella, una vecchia porta che c'era, di cui ora parleremo tra poco. Questa invece è una panoramica, ecco, siamo agli alberelli giovani, oggi sono talmente grandi, no? Che sono ombrelloni, vedete? No. Ecco, allora finiamo con Porta Romana e vediamo adesso, noi abbiamo visto appunto ad ovest la Porta Maggiore, abbiamo visto ad est la Porta Postierla. Andiamo a vedere adesso questa qua, che è la Porta Vivaria, che era una porta, era barbicata proprio sul ciglio della rupe e ci si accedeva per una scaletta ricavata nel tufo, incassata, diciamo, no? Nel tufo. Era chiusa, si apriva giusto in casi eccezionali, tipo in caso di guerra, per alimentare in qualche modo la città, tant'è vero, appunto, si chiama Porta Vivaria, attraverso i quali potevano entrare i viveri in caso di assedio, in caso di necessità. Oggi si sta ricostruendo, ripristinando questa porta, ma in modo del tutto fuori della norma, perché sta di una scaletta scavata nel tufo, oggi stanno realizzando una scalea che è più grossa di quella del Palazzo Reale. Oggi la Porta Vivaria è riaperta e serve unicamente per passaggio pedonale. Venendo dalla stazione d'Orvieto e percorrendo la strada che conduce in città, quando si è all'altezza dell'ingresso alle tombe etrusche, salendo alcuni scalini e poi seguitando per un sentiero all'interno del Parco Archeologico Ambientale Orvietano, si incontra un cartello sul quale è illustrato l'anello della rupe. E da qui inizia il percorso per giungere alla Porta Vivaria. Il primo tratto di questo camminamento è asfaltato e poi è costituito da un soppalco di un centinaio di metri in leggera salita che poggia su delle travi di ferro conficcate nel tufo della rupe. La porta, ricostruita come quella antica, è stata riaperta alla fine degli anni 2000. È molto transitata da quanti amano il camminare nei lunghi sentieri del parco.
Dalla porta il percorso, sempre in salita, seguita con un viottolo selciato che con diversi tornanti per rendere meno irta la salita, conduce nella piazza Giuseppe Cimicchi, oggi parcheggio pubblico. Da qui, prendendo via Vivari a sinistra o via Pecorelli a destra, si raggiunge il centro della città. Oh, dalla parte opposta invece, se questa porta appunto sta a nord, dalla parte opposta a sud, anche questa era un'altra porta che è stata chiusa, chiusa e riaperta varie volte nel tempo e definitivamente chiusa nel 1562, proprio perché era accessibile da sotto, quindi era facilmente accessibile. La immetteva in quale via? La strada andava a confluire su quella che oggi è via Soliana. Anche questa porta, sempre alla fine degli anni 2000, è stata ricostruita e resa transitabile pedonalmente. Ci si accede da Giardini Comunale di fronte alla scuola elementare di Piazza Marconi. Anche qui all'inizio del percorso troviamo il cartellone dell'anello della città che indica l'ingresso numero 4 al Parco Archeologico Ambientale Orvietano. Da qui inizia un camminamento a gradoni lungo un centinaio di metri ed abbellito lateralmente da fiori e dal verde delle piante, che conduce verso una torretta circolare ricoperta di vetro, da dove inizia una scalata a chiocciola con numerosi gradini che fanno scendere di una quindicina di metri. E alla sua uscita si incontrano due sentieri in muratura che immettono nel percorso archeologico ambientale. Da questo luogo si può osservare un ampio panorama di alcune abitazioni della stazione, guardando a sinistra. Mentre a destra, in lontananza, la struttura della badia e la frazione di Orvieto Levelette. Servendosi della porta per entrare in città, dopo il lungo camminamento, ci si trova, come l'antica porta Santa Maria, all'incrocio della via Postierla con la via Soliana. Oh, questa qua invece è un'altra porta di cui parliamo, facciamola vedere prima qui, ma ci rendiamo meglio conto se pensiamo a Fiorenzi. Questo è il bastione, vero, che sta tra la porta romana e la stazione servizio Fiorenzi. Oh, qui sotto c'era appunto una porta che si apriva sul borgo di Sant'Angelo su Beriva, oggi sono quelle tre case, no? Sotto là. Oh, questa porta appunto, vedete, con la sovraelevazione della Umbro Casentinese è andata a finire ad essere coperta completamente. Poi nel 36-37 è stato fatto questo bastione che ce la nasconde addirittura alla vista. L'unico punto di riferimento potrebbe essere questa foto qua, perché vediamo, ecco, che la strada saliva o scendeva secondo quale verso, vero? A questa parte ancora ce l'abbiamo, con i gradoni per i muli, eccetera, eccetera. E poi questa proseguiva, qui la curva davanti all'ex distributore, qui c'è Fiorenzi, no? Ecco, qui la sopraelevata appunto la sbarra, però se noi andiamo idealmente dritti, andiamo a questa porta che oggi appunto è stata coperta dal bastione. E questa ultima è la porta Pertusa o Pertugio, piccolo, cioè praticamente foro, via, che si apriva appunto sulla rupe. Ingressi alla città che si sono chiusi, come la porta Pertusa, e ingressi che invece si sono aperti, come quelli del nuovo parcheggio sull'ex campo Boario. Sì, da qui si può raggiungere Orvieto usufruendo degli ascensori o delle scale mobili. Entrambi i mezzi meccanizzati portano a pochi metri dalla centralissima città. Prendendo l'ascensore si sale di una cinquantina di metri e si arriva in 30 secondi circa in via Ripa Medici e a pochi passi dalla chiesa di San Giovanni.
prendendo invece le scale mobili, il cui percorso è di alcune centinaia di metri, costituiti da 3 scale mobili, 2 tappeti mobili, un tappeto fisso, 2 scalate in muratura e diversi corridoi, si arriva in piazza Ranieri, vicinissima al centro città. Le scale mobili, ricavate sul tracciato di un vecchio cunicolo in cui passava il primo acquedotto di Orvieto, sono il frutto di un'alta ingegneria muraria e di una spiccata tecnologia elettromeccanica, la cui realizzazione ha prestato attenzione anche alle necessità delle persone con ridotta capacità motoria. Nel periodo primaverile ed estivo, le scale mobili e gli ascensori trasportano giornalmente 2.000 persone circa. Arrivate a fine salita, nell'ampio spazio della sala d'uscita o d'ingresso, una carta toponomastica di Orvieto illustra ai tanti passanti i luoghi più interessanti della città. Le scale mobili portano in piazza Ranieri, da dove si può raggiungere la centralissima piazza della Repubblica, percorrendo le due vie laterali, Loggia dei Mercanti o via Garibaldi. Questo è l'ingresso delle due scale mobili visto dalla piazza Ranieri. E per chiudere questo filmato delle porte d'ingresso alla città, non si poteva non parlare della funicolare, il mezzo meccanizzato più antico e funzionante fin dal 1888, la cui energia per il trasporto veniva fornita dalla sola acqua. Oggi l'energia viene fornita dall'elettricità, ma i binari, anche se ristrutturati e più sicuri, seguono perfettamente il vecchio tracciato. La funicolare parte dal piazzale della stazione ferroviaria e giunge a Piazza Caen. Questa, come tutti gli altri ingressi menzionati, servono a rendere la mobilità orvietana poco caotica, veloce e agevole, per offrire ai suoi cittadini, ai tanti turisti che sempre più vengono o ritornano ad Orvieto, un servizio efficiente e accogliente.